Pronto? Funziona? Allora, partiamo che siamo già all'ora giusta. Io comincerei, se ce l'avete sott'occhio, a dare le soluzioni almeno della prima volta, della prima lezione. Tanto immagino l'avrete già risolte tutte, quindi c'è poco da spiegarvi. Va bene? E poi partiamo con la parte di oggi e poi se c'entra facciamo anche le soluzioni della seconda lezione. Allora, quelle della prima, chi è che le ha risolte tutte? Alzi la mano. Ma via, che lavativi ragazzi siete. Allora, ve lo do io, va bene? Tanto qualcuno sicuramente l'avrete risolta, se no, vabbè, di che si perde il tempo. Qualcuna forse no, vediamo. Allora, prima, soluzioni 1, eccole qua. Questo è facile, indovinello direi piuttosto facile. Se ci avete le soluzioni sott'occhio, tiratele fuori, guardatele, confrontate, aspettate di essere imboccati su tutto. Allora, hai parecchio attaccato alle sue zolle, per esse si lascia anche scannare. Quando anche a pezzi lo dovreste fare, è un tipo da pigliarsi con le molle. Prego. La zolletta dello zucchero, brava. Va bene? Ci sono indizi chiari, le zolle, la canna, scannare. Ora aspettate, che vi metto, ecco qua, eccolo qua, lo zucchero, buono, risolta tutti? Andiamo avanti. La giacca, anche questa è facile, dai. Pur se d'ottimo taglio e con robusto fil confezionata, a me che non mi scaldo facilmente non piace affatto quando è sfoderata, che non è naturalmente la giacca, ma qui c'è l'indizio, qui c'è un altro, qui c'è un altro e qui ce n'è un altro. E sarebbe? La spada, bene, bravi. La spada. Andiamo avanti. Questa è un pochino più strana. Naturalmente come in tutte le crittografie, l'oste non è l'oste che mesce, ma è il nemico, no? Le persiane rotte sono le rotte persiane, la colonia è una colonia, la Macedonia è la Macedonia. E quindi? Alessandro Magno, siete tremendi. Non vi si frega neanche a morire. Andiamo avanti. Questa, la sottoscrizione, la croce e il più. Direi è semplice. L'analfabeta, bene? Fa la croce per sottoscrivere e alla fine fai più. Sempre indovinelli, E qui abbiamo il briccone, la versione oscura, e il tipo consumato, e naturalmente è inutile tornare sul passato, perché il passato non si riusa più. Quindi, giustamente, il caffè. Bene? Ancora indovinelli, questa è la più facile di tutti direi, no? È insabbiata, è più vecchia del cucù, gira e rigira, il tempo passa e ora non mi serve più, questa è trasparente praticamente. Bene? Tutti d'accordo? Potrebbe essere una soluzione alternativa, non è mica detto. Buono. Di questa via volevo dirvi che oltre a risolvere, se qualcuno se la sente di comporre anche qualcosa, sarebbe bene che ci provasse, per esempio, che ne so, vi posso dare, non dico di fare un poetico perché insomma lì ci vuole altre doti, ma almeno un breve, per esempio, una crittografia che vi spiegherò oggi, ci si può sempre fare, bene? Posso dare, che ne so, il fiammifero, fate un indovinello sul fiammifero, naturalmente alla prima non verrà perfetto, zoppicherà un po', ma si corregge, voglio dire, sono qui apposta io. Quindi vi invito caldamente a provarvici, perché lo scopo è anche quello. Andiamo avanti. L'ultimo girino in classifica è, qui naturalmente c'è un indizio molto, molto chiaro, e sarebbe, chi è che resta nell'ombra, non c'è ardore, volate scarse e il fanalino di coda? No, non vi sento, sono un po' sordo io, però la stanza è sorda anche la stanza.
La lucciola, sì, l'ha fatte tutte, belle belle capito io. E si è messa in combutta con qualcuno e l'ha fatte tutte. La lucciola, fare il nido di coda, voglio dire. Vediamo se c'è ancora indovinelli, mi ricordo mica che c'ho ancora qui. Fischia, si fischia addosso. Aspetti, guardate se fosse acceso. Ormai fischia? Pronto? No, no, fa l'effetto eco con l'altoparlante. Va bene, vai, andiamo avanti. Questa è del Nano Ligure, che è un birbaccione. E quindi anche questa non è difficile, eh? Il telefono occupato, il telefono, giusto? Il filo del discorso, il numero, il tutù, che volete che senta, cioè il tutù. E quindi il birbante del Nano Ligure ha fatto il telefono. Birbante ha 85 anni, ancora molto attivo e molto incavolato quando perde. Il professore di italiano, classico del Valletto. Questa? Il sarto, vero? Che discute urlando, attacca bottone, largo di punti alle prove, perché veramente fa le filze che sono punti larghi. Quindi trasparente anche questa. Questa è un pochino strana. C'è il centro mediano delle nazionali. Questa è, dice esattamente la cosa. Già detentore dello scudetto, con il laterale ridotto all'asta, che sarà il bianco della bandiera italiana. Giusto? Bandiera nazionale è il centro mediano, una volta c'era lo scudetto di Savoia sulla bandiera, ora con i laterali attaccati all'asta, sicuramente bianco della bandiera, un po' bizzarra se vogliamo, è bellina. E questo, vabbè, Nano Ligure, ragazzi, aspettatevi sempre qualche lazzeronata, da Nano Ligure. Cosa sarà? Candido, la gente l'antuisca ad occhio nudo. E so anche per natura, disse a Pene, che poi non è Pene, che sotto sotto la conosco bene. Il bidè, brava! Questo non è Pene, è Pene, tanto per chi non avesse capito il doppio senso. È il bidè. Il nano, ragazzi, che birba. Eccoci, ora qualcosina anche a schema, non solamente indovinelli. Qui dovete trovare due parole, poi fare biscartare, cioè scartare da tutte e due una sillaba identica, e quello che rimane lo rimettete insieme. Questa è mia. Allora, il cardinale in chiesa l'ha elevato, prima parola da 5, giusto? Che cos'è che ha elevato il cardinale nella chiesa? Il grado. A sciogliersi alla fine è destinato, che cos'è che si scioglie alla fine? Il nodo. Quindi grado, nodo, dovete biscartare una sillaba, scartate do che è a comune e viene grano, va bene? Il raccoglimento e poi ci dà il nostro pane quotidiano. Ok? L'avevate risolta, no? Comunque se non l'avete risolta, segnatevela. Poi ci ripensate e a questo punto vi torna tutto chiaro. Allora, beh, questo non è difficile, Renato Zero, lascia a bocca aperta, perché qui sono, naturalmente, essendo un cambio di iniziale, sono una parola di 5, il cambio iniziale diventa un'altra parola di 5, quindi sono due parti. Il 5 significa quanto è lunga la parola. I primi due versi è la prima parola, gli ultimi due versi è la seconda parola che ha cambiato iniziale. Quindi la prima, bacio, e la seconda, Cacio Romano che pizzica, è il preferito dei sorcini, va bene? Qui naturalmente si gioca tutto sulla personalità di Renato Zero e i suoi sorcini. Bene? Qualcuno è in crisi? Vedo delle facce allegre, vedo delle facce che fanno. Dove è peggio? Se con gusto si prende a pizzicotti mentre stacchina, c'è da risalire quando prendendo le misure debite dimostra di che panni sa vestire. Questa è una
presa a pizzicotti, che naturalmente si arrabbia. È un lucchetto, quindi 4, 1, 4, la parte centrale si scarta, rimane 5. Quante lettere si scartano? 4, 4, 8, 1, 9, meno 5, 4, quindi sono 2 di qua e 2 di là. E quindi? Il sale, giusto, si prende con gusto a pizzicotti. La china da risalire si chiama l'erta, vero? Sale, l'erta, si toglie le, rimane sarta. Che torna naturalmente con la parte finale, giusto? Qui naturalmente 1-4 è una frase, non è una parola, ma avete visto che in questi casi non c'è nessun problema, voglio dire, si considera tutt'uno. Vediamo ancora cosa c'è. E pu. È un caratteristico complesso da prendersi così come un calmante. Primo verso, prima parola, secondo verso, seconda parola, poi si fa il lucchetto. L'apparizione sua spesso esemplare è nota a molti in quanto originale. Si parla dei Pooh, ma in realtà di cosa si parla? Caratteristico complesso? O Edipo? È l'amico che vedete qui mentre la spinge lo sta tartassando, no? Edipo, da prendersi come un calmante? Pozione, comincia per Po, giusto? Lo sapete, lo vedete, no? Che deve cominciare con l'ultimo di lettere di quella prima. Edipo, pozione, lucchetto viene edizione, va bene? Si scarta le due lettere affacciate e rimane edizione, l'apparizione, l'esemplare, l'edizione originale. Qui è un intarsio, le lettere si intarsiano come è scritto qui nel diagramma, vedete? La parola da 5 è quella con la X, la parola 2-1 qui, vabbè, è una frase, è quella con la Y, intarsiato viene gli ultimi due versi. Follo in delirio, non ce n'è ragione, pulsi a puntino, la figura è fatta. In certe situazioni si è contratta e appare lenta in qualche evoluzione. Non è la ginnasta, ma cosa sarà? Follo in delirio? Matte, vero? O matta? O matto, vediamo. Matta. Beh, qui naturalmente non si può dire se è maschile o femminile, comunque. A puntino la figura è fatta, 2-1 cosa sarà? È la I, va bene? La lettera con il puntino. Quindi matta, la I, ma, la, ti, a. Vedete come si intarsia? La X mettete matta, la Y mettete la I, e viene malattia che viene contratta e poi si evolve, diciamo, si appare lenta, insomma, l'evoluzione lenta di una malattia, quindi torna con la malattia. 4, 5, 3, 6, questi normalmente rompono un po' l'anima, perché gli anagrammi è chiaro che sono un pochino più tosti di quelli che abbiamo visto prima, bisogna ragionarci un pochino di più, bisogna prendere un foglio e fare le prove. È nella prima fase, si presenta con una faccia scura ma cilenta. 4, 5, quindi l'una non basta, deve essere una frase intera, e se è nella prima fase, quella faccia scura, l'una nuova, torna. Prima fase con la faccia scura ma cilenta. Luna nuova, voi anagrammate e ottenete qualcosa che da vario tempo è sintomi noiosi di una forma evidente di cirrosi, che non è la cirrosi del fegato, ma è la cirrosi dei cirri. D'accordo? Qui c'è il bisenso. Quindi, luna nuova, una nuvola. Torna? E controllate, le lettere ci sono tutte, quindi l'anagramma fila. Questo è fan che a volte è peggio del nano ligure quando c'è da dire qualche mascalzonata, va bene? 6, 1, 5, 2, 10. La più facile forse è l'ultima. Nota l'ultima, essendo un anagramma, per esclusione si ricava. Allora, con immonde schifezze fui riempito. In effetti è vero. No. Non è il bidone. È il pitale. Persino la spremuta di piselli. Queste. Bene. Ovviamente non sono i piselli commestibili, ma sono altri. E quindi dalla spremuta cosa viene fuori? Pitale, l'orina. Fanner era un medico di Milano, molto bravo, uno dei più bravi enigmisti, purtroppo è scomparso anche lui da qualche anno.
aveva di queste uscite naturalmente assolutamente dal lazzarone. E quindi Pitale, Lorina, il planetario, brava, va bene? La volta in cui si paga per vedere le stelle, il planetario si paga per vedere le stelle e l'anagramma, se lo vedete, torna, deve tornare. Anche qui vedete che le prime due parti sono in connessione fra loro, perché altrimenti si sarebbe chiamato anagramma diviso. L'anagramma normalmente si richiede per eleganza, insomma, perché sennò poi sarebbe troppo facile, che siano in attinenza fra loro. In questo caso non c'è dubbio che l'attinenza c'è. Bene. La seconda parte può essere un'altra cosa. Questa sembra difficile perché è un anagrammone, una frasona che dà un'altra frasona, ma non è poi così difficile. Allora, chi lo pratica spesso e viene servito sa che il piatto col pollo è il preferito. Non è il ristorante, ma cos'è? 2, 6, 3, 5, cosa potrebbe essere? Il? No, il tavolo no. No. Ma ci siamo, eh? La mano no, perché 2-6. Attenzione alla lunghezza. Comunque sul poker ci siamo, eh. Il piatto col pollo e uno servito. Il pollo è quello che viene spennato, va bene? Allora? È ancora più semplice, eh. Il gioco del poker. Il gioco del poker. 2-6-3-5. Ora fate l'anagramma. Pugile di colore KO. Non l'ha fatto lì per lì, l'aveva già fatto, non crediate. Il pesto che col bianco è andato giù, quindi lui è di colore, l'altro è bianco, l'ha pestato, è un battuto da contarci su, quindi vuol dire che l'ha messo al tappeto e l'ha contato, va bene? Pugile di colore KO. È l'anagramma del gioco del poker. Però, come vedete, il senso del ristorante alla genovese è perfetto, eh? Un bravo lavoratore, zeppa sillabica. Qui c'è 5, si inzeppa una sillaba nel mezzo e si ottiene 7, una sillaba di due lettere. Quindi è un fuochista di razza di buon ceppo, temprato alle occasioni più scottanti. Il fuochista, il ceppo, le occasioni scottanti, non è difficile, no? Si presenta alla mano e si professa pronto a tenere fede a ogni promessa. Quindi alare, anulare. Torna? È l'alare del camino e l'anulare che si presenta alla mano e tiene la fede per la sposa, insomma, per la promessa. E qui credo che sia finito. Vabbè, ora partiamo con la parte di oggi e poi se avanza tempo facciamo anche le soluzioni della seconda, quella dove c'erano anche i poetici, ricordate? Avete risolto anche quelle? Tutte? No. Allora, se non si fa tempo, ve la dico quest'altra volta, ci avete ancora un pochino di tempo per pensarci, oltre a quella che vi abbiamo posto stasera. Allora, oggi si parla di crittografie, argomento tosto, crittografie. Vi dico cos'è una crittografia, da dove si parte. Vi prometto che a me non sono simpatiche e mi risultano anche difficili da risolvere e normalmente non le faccio mai perché, ripeto, richiedono una certa mente contorta che pur avendo, io avendo preferisco contorcerla per fare un poetico, insomma, per fare un po' di poesia che non per fare una crittografia. Quindi i casi sono due, se alla fine di questa lezione potrete giudicare che noi linguisti siamo completamente matti e quindi non vi fate più vedere, questo può succedere. La seconda possibilità purtroppo è che magari vi piace e allora benvenuti nel gruppo dei matti, prego. È difficile perché se faccio qualcosa le volte precedenti non faccio quella di oggi, il tempo è quello che è. Ah, materiale, sì, certo. C'è tutto lo schema della lezione prima, della lezione seconda e tutte queste cose. Dove? Dopo ve lo do, certo, ce l'ho, ce l'hanno tutti, vorrei vedere. Vabbè, è chiaro. Dunque, materiale c'è tutto, compreso tutto il riassunto delle schermate in formato microscopico. Allora, partiamo
andiamo sulla crittografia e vediamo un po'. Lezione 3. Crittografia, dal greco, scrittura segreta, no? Sapete cos'è la crittografia? È un modo per... La scrittura segreta può essere compresa solo da chi ha conoscenza del codice o dell'artificio usato per comporla. L'insieme delle teorie e delle tecniche permettono di cifrare un testo in chiaro o di decifrare un testo già crittato. Questa è una definizione del De Mauro, non è che me la sono inventata io. Definizione di crittografia. Quindi si ha un testo inizialmente in chiaro, lo si nasconde in qualche maniera strana, mediante algoritmi, mediante delle chiavi alfabetiche, mediante alcuni sistemi, in modo che diventi incomprensibile. Dice, ma che gusto c'è? Naturalmente, se lo chiedete ai militari, ve lo dicono che gusto c'è. Devono trasmettere un messaggio alle truppe, il nemico glielo intercetta e glielo legge, addio, addio roba, va bene? Quindi, quella è una necessità assoluta di criptarlo, di nasconderlo, va bene? Mascherandolo, trasformandolo in un testo che non si può leggere, se non conoscendo la chiave con cui è stato fatto, eventualmente una chiave alfabetica che serve poi per fare la decrittazione. Naturalmente si pensa anche a internet per le trasmissioni di dati finanziari, banche, dati sensibili, le password, nome e cognome, indirizzo, quando voi le mandate attraverso internet a un sito che le deve ricevere, se viaggiasse in chiaro, chiunque in teoria potrebbe intercettarlo e rubarvi i soldi dalla carta di credito. In realtà viene criptato prima di essere inviato e quindi se non lo chiappano non ci capisce niente. Le chiavi sono talmente complesse e talmente lunghe che in pratica non è possibile arrivarci per tentativi, va bene? Quindi questo è l'uso della crittografia in senso lato. Facciamo qualche esempio. Ci sono dei metodi molto antichi e anche molto banali di crittografia. Il metodo di Giulio Cesare, come faceva a crittare questo testo? Cosa vuol dire questa frase criptata? Non so, forse qualcuno di voi lo conosce, il metodo di Giulio Cesare. Quando ve lo dico poi è banale. Cosa ha fatto? Lui ha preso, per esempio, una parola, una frase, ciascuna lettera l'ha spostata di 3 posizioni nell'alfabeto. Quindi la S diventa V, la C diventa F, va bene? La R diventa U e così via. Per decrittarlo basta fare l'incontrario. Quindi spostate tutte le lettere di 3 posizioni indietro e ottenete la frase originale. Vi do tutto... aspettate, mi prendo l'evidenziatore, così, eccolo qua. Va bene, questa è la frase scrittura segreta spostata di 3 posti in avanti. Poi ci sono altri metodi altrettanto banali, quale so, prendere una parola, sostituire una lettera con un'altra a caso, la A diventa Z, la B diventa T, la R diventa C e così via. Sono tutti facilmente decrittabili, basta un pochino di pratica, di abilità, non è difficile anche per tentativi. Poi ci sono altri metodi, anche curiosi, per esempio il metodo del bastoncino. Cos'è il metodo del bastoncino? Ecco, questo è il bastoncino, va bene? Quando volevano criptare una frase, prendevano una striscia di carta, o di pergamena, quello che volete, la avvolgevano sul bastoncino, così. Dopodiché scrivevano la frase, la scrivevano qui. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', eccetera, eccetera. Dopodiché cosa succedeva? Una volta svoltolato rimaneva una serie di lettere sparpagliate. Come si doveva fare per decrittarlo? Ci voleva un bastoncino dello stesso diametro. Perché se il diametro è lo stesso, quando lo andate a avvolgere, si spasa tutto e non leggete niente. Quindi il ricevente doveva avere un bastoncino con lo stesso diametro di chi aveva spedito. No, sistema, ripeto, abbastanza banale. Attualmente si usano metri molto, molto più sofisticati. La macchina Enigma fu usata dai tedeschi durante la seconda guerra per mandare i loro messaggi cifrati, era una macchina complicatissima e per fortuna gli inglesi, con l'aiuto del matematico Turing, riuscirono dopo molte fatiche a sballare, diciamo, l'Enigma, a decifrare i messaggi e quindi le conseguenze fu che poi vinsero loro. Insomma. Naturalmente non voglio fare la storia della crittografia, io voglio parlare della crittografia enigmistica, va bene? La crittografia come gioco enigmistico, che cos'è? Vediamo un po', definizione. Qui si va un campo completamente diverso dal poetico. Qui si lavora molto spesso meccanicamente con le lettere, quindi si rifà magari al gioco di parole più che all'enigmistica. A volte si lavora proprio con i caratteri più che con i significati, quindi la parte semantica viene completamente trascurata, in altri casi naturalmente no. Comunque c'è un esposto letterale, semplice. Un insieme di lettere, un insieme di parole,
che mediante un certo tipo di ragionamento, normalmente un ragionamento deduttivo, si decritta, si trova una frase derivante da quell'esposto, come si fa a trovarla? Quello dipende dal tipo di crittografia. Ora vediamo gli esempi, risulta tutto facile. Bene? Una frase di senso compiuto o quantomeno plausibile. Questo è importante, questo vale naturalmente anche per i rebus, cioè le frasi che vengono trovate o sono frasi fatte, sono, che ne so, frasi gnomiche, precetti morali, frasi, proverbi, o comunque frasi che abbiano un significato, d'accordo? Gatto nero è una frase sensata, ippopotamo a pallini viola è una frase che va bene in italiano, ma non ha senso, anche se nessuno ci può impedire di prendere un ippopotamo e impallinarlo con la vernice, va bene? E così, che ne so, bagnino abbronzato ha significato, ma dottore abbronzato no, perché voglio dire, non è una specifica del dottore quella di essere abbronzato, e così sarto teatrale va bene, sarto milanese no, perché sarto non c'è nessun motivo perché debba essere milanese o di un altro tipo, quindi la frase deve avere un senso compiuto e un senso, normalmente una frase fatta. Anche qui c'è il diagramma, è fondamentale, bene, perché altrimenti non si riesce a sballarla, e accanto al tipo di crittografia c'è il diagramma che vi dice qual è la prima frase, la prima lettura, anche qui c'è una prima lettura e una seconda lettura. La seconda lettura non è altro che la prima lettura con le divisioni scambiate, spostate, bene? Si ripiglia tutte le lettere, si ridividono in altra maniera, indicata dal diagramma, e si riforma la frase risolutiva. Quindi c'è una prima lettura che è enigmistica, il ragionamento, la chiave di risoluzione, una seconda lettura che è la soluzione. Ma naturalmente si fa prima a spiegarlo. Vari tipi di crittografia. La crittografia semplice, detta anche crittografia pura, detta anche crittografia to cool, cioè punto e basta. Quando trovate crittografia, per definizione è una crittografia semplice. La crittografia sinonimica e perifrastica, la crittografia mnemonica, che certamente è la più interessante di tutte, almeno a mio parere, perché ci si rompe il cervello, ma almeno c'è un motivo. La crittografia a frase, che è collegata alla mnemonica. La crittografia a schema, la crittografia sillogistica, quando vi spiegherò questa naturalmente avete l'assoluta convinzione che siamo pazzi, va bene? A meno che una parte dei mistici che amano queste cose sono completamente fuori di testa. E poi c'è la crittografia dinamica, che è un'invenzione recente a cui ho collaborato anch'io e che è stata inventata pochi anni fa, 4 anni fa. Quindi, crittografia semplice, è un ragionamento meccanico. Quindi non si guarda il significato dell'esposto, il significato non ce ne importa niente, si lavora solamente sulle lettere dell'esposto, senza riguardo al significato dell'esposto. Quindi potrebbe essere anche una parola che ha senso in italiano, ma non ci interessa, può essere anche un insieme di lettere che non ha alcun senso. Chiaramente se la parola ha senso, esteticamente è più bella, è un motivo di pregio. Infatti i crittografi cercano di fare delle parole sensate che però diciamo non serve a niente dal punto di vista della soluzione, che la parola abbia senso o no. Tutte le lettere dell'esposto normalmente si ritrovano alla fine. E il passaggio, diciamo, dall'esposto alla prima lettura si fa mediante dei ragionamenti che implicano che cosa si deve fare per trasformare questo esposto aggiungendo, togliendo, spostando delle cose. Vi faccio un esempio. Questa è la crittografia vecchio stile, anni 30. E vedete che è una crittografia assolutamente farraginosa e la frase è altrettanto brutta, secondo me. Oggi non si fanno più delle crittografie in questo modo. Comunque vedete, faccio tanto per darvi un'idea di quale sia il tipo di ragionamento che vogliamo fare. Qual è il ragionamento? Allora, provate a leggere questa frase crittografata. Ve lo dico io, dai. Allora, facciamo la prima lettura, ora non vedo neanche il diagramma perché ci vuole tutta la pagina solo per scrivere il diagramma. Allora, la prima lettura è questa. In 3P di O. In 3P ci sono di O, poi c'è G, poi c'è E nera le, che questa è nera e grossa. Assai L, c'è un sacco di L. OT. T a E. Va bene, qui c'è un'elevazione a esponente, questo è un trucco usato normalmente anche nei rebus. Poi V in C, e poi c'è un E spesso, c'è un E in rilievo. Allora, naturalmente rifate tutte le divisioni e ottenete in trefero generale assai lotta e vince spesso.
oggi la cestinerebbero di corsa, una cosa del genere, nessuno naturalmente osa più proporle. Però dalla fine dell'Ottocento fino praticamente agli anni 50 si divertiva con queste cose qui. Va bene? Ci sono iscrizioni su questi manuali, il manuale del Tolosani Rastrelli, che è stato ristampato di recente, ma era un manuale degli anni 30. E ci sono pagine e pagine con cose di questo genere. No, torna. Torna assolutamente, però vedete che qui è roba da matti. Bene? Le crittografie moderne, lo schema è questo, però naturalmente l'esposto non deve giocare su grandezza, dimensione, colore, spessore, carattere. L'esposto è un esposto lineare, lettere maiuscole senza altri trucchi. Bene? Tuttavia ci possono essere degli spostamenti, delle lettere, delle posizioni che entrano nel gioco, ma queste cose qui non si usano più. Allora, questo è un esempio, crittografia pura. 1,5,4D1, la seconda lettura 6,7, è una frase che si ottiene lavorando su questo esposto. Questo è il diagramma, ovviamente, va bene? Questo è il tipo di crittografia pura, oppure poteva anche non scriverlo. L'esposto è gesso, l'autore è il Lupino, un enigmista. C'è una prima lettura crittografica che si fa interpretando quello che si può fare sulle lettere dell'esposto, diciamo, come si fa, da dove si parte? Cavoli vostri, bene, sono problemi del solutore, da dove si parte e come si opera. Poi c'è la lettura risolutiva. Ora, il fatto che si parli di gesso non ha niente a che fare né con l'albero, né con l'omoro, né con il baco. Potrebbe essere scritto piripiripi, era la stessa cosa, bene? Non c'è nessuna, si lavora solamente con le lettere, non c'è nessuna relazione semantica, cioè il significato dell'esposto non ce ne importa nulla. Ve la dico, No, soglia non è gramma. E poi comunque il ragionamento deve seguire questo schema qua, 1,5,4D1. Per dire, prendo gesso, gli levo L e rimane qualcosa del genere, mi spiego? Ecco qua. Non mi picchiate, S tolta, gelosia. Cioè se togliete la lettera S, rimane gelo. S tolta, gelosia, stolta, gelosia, 6,7. Frase sensata. Questa è per le più facili. Bene. Siccome di queste crittografie ne hanno fatte migliaia e migliaia, diciamo le crittografie pubblicate in tutto sono sul 100.000 o qualcosa del genere, è chiaro che quelle facili ne hanno già pubblicate tutte, quindi se un autore vuole fare qualcosa di nuovo si deve veramente cervellare e far cervellare chi deve risolvere, bene? Quindi questa, ripeto, è facile, un solutore crittografo la fa a vista praticamente. Io ci devo pensare onestamente e magari non la risolvo neanche, però è questione di mentalità, cioè chi ama queste cose e invece non è capace di fare un breve, di mettere un endecasillabo insieme, di fare un breve, e c'è il viceversa, va bene? Io sono il viceversa. Facciamo un altro esempio e vediamo a dove è arrivata, diciamo, la perfidia dei crittografi. Ce ne sono un paio, anche qui sono due crittografie pure. Otre. 281,3. Uno vorrebbe dire probabilmente una di queste lettere e tre è quello che resta. Eppure vuol dire che il meccanismo è questo, cioè si lavora sulle lettere. Gli altri tipi si lavora anche sui significati. Prego. Leva, cioè 2,8, quindi è un verbo tosto, insomma. 281,3. Notate che l'azione che viene fatta dal solutore, cioè nella chiave crittografica, i verbi sono o in seconda persona oppure sono impersonali. Questo perché? Perché l'autore ha già fatto il suo, ha messo la crittografia e dice al solutore, guarda, fai così, fai cosà, ottieni cosà. Oppure in generale, se si fa così, qualora si faccia cosà, si otterrebbe, chiaro? Quindi non dice io faccio così o io ho fatto, l'autore è già fuori. Quindi si rivolge al solutore, è il solutore che deve rompersi la testa e lui gli dice guarda, fai così, fai cosà, togli qui, metti là. Togliendo così, viene cosà. S tolta, va bene, gelosia, S tolta.
Ve la dico perché tanto non ce la fate. Se qualcuno ce l'ha, la spari. Poi una volta presa la mano magari diventa più facile, uno comincia a cercare sinonimi, a cercare meccanismi più complicati, però è chiaro, il diagramma è fondamentale, eh? Dovete seguire sempre il fatto che qui c'è un 281,3. Una volta trovato questo, il resto naturalmente va da sé. Ve la dico se non mi picchiate. Se tacciamo T, ore. Se tacci a motore. Vale a dire, se T non la dite, rimane ore. Tacere, non tacciare. Se tacciamo, se non diciamo. Taci. Se tacciamo, se non diciamo, se la T non la diciamo, resta ore, è vero. Quindi vedete, l'otre non c'entra niente, eh? È un insieme di lettere e basta. Se tacciamo T, ore. Se tacci, a motore. Bravo Paolino. Canuti, 2274, 438. Anche qui, chiaramente, il Canuti non vuol dire niente, no, è un insieme di lettere e basta. Dice, ma come si fa? È troppo difficile. Lo so, avete ragione. Però, ripeto, c'è gente che queste cose qui le risolve quasi a vista, perché c'ha già tutte le rotelle che girano in maniera perfida. Canuti. Che si dovrà fare? Si dovrà togliere T, rimane Canu. Si toglie Nu, rimane Cati. Si toglie N, rimane Cauti. Cani? Quindi dice, togliendo UT resta cani. Se UT leviamo cani. Se UT leviamo cani. No, non torna nulla. Perfida, perfida. Qui è in seconda persona, eh? L'autore si rivolge ai solutori dicendo, guardate, guardate. Il se non è detto che sia all'inizio, dovrebbe essere l'altra parola dei due. Allora, diciamo, vi do una dritta, eh? Se questa parte qua la trascurate, cosa resta? Ca. Quindi, il 4 è nuti. Va bene? Vi ho dato la dritta chiara. Il ca è uno degli altri due. Se leviamo nuti non mi sembra una bella frase, ma siamo lì. La via è quella, eh? C'è un verbo di sette, è un verbo, ve lo dico subito. Però ha visto, ha già, la vostra collega ha già intuito dov'è che si deve muoversi. Si tratta di trovare solo il verbo giusto, perché tutto sommato. CA se per detenuti, case per detenuti. Di queste cose qui vi do la fotocopia, non vi preoccupate. Scrivete, prendete appunti, memorizzate, fate quello che volete. Case per detenuti. Allora, visto che siamo ancora a fare le pure, io rigiro il coltello nella piaga, va bene? Ugna, questo è un classico di cameo. È ancora più complicata, 23311,1811, e viene fuori 261327. Il ragionamento è ancora più intricato. E voi capite bene, si possono fare complicate come si vuole, eh? No, no, il se non c'è qui. E non c'è neanche la seconda persona, è una definizione. Questa parola è scritta così, ecco, diciamo, è scritta con queste lettere messe in questo modo. Pensateci pure, ma se non ve la dico non ci arrivate. Non ci arrivate. Diciamo che, allora, questo 2
e che si ritrova come due, probabilmente è un articolo. Eccoci. Un. C'è una U e una N. In mezzo c'è una G. Il tutto sta di fianco alla A. Ecco, questa è la chiave, detta in maniera descrittiva. È più descrittiva, è più poetica se vogliamo, è più poetica, se di poetico si può parlare in questi casi. Quindi è una mazzata nel cervello, però è una mazzata gentile. Ve la dico. UN fanale a G a sinistra da. Quindi fanno da ali, cioè sono intorno a G e sono a sinistra dell'A. Un fanale a gas in strada. E bisogna pensarle di tutte, in questi casi. Non è sempre leva A e leggi B. Sarebbe troppo facile, quelli ormai l'hanno già fatte da 40 anni. Questo è un classico, è abbastanza famoso. È stata una delle prime, se vogliamo. Cameo è un autore degli anni 40. Siamo ancora con le pure. Teresa. È questo che sta da qualche parte. Quindi c'è un re e c'è un tesa, va bene? Il tesa sarà il 4 del diagramma. Tesa. Il re o è qui o è qui. E 9, presumibilmente, sarà il verbo che ci dice come è strutturata questa serie di lettere. Quindi l'inizio non dovrebbe essere difficile a questo punto. 2, 4 diventa 6, quindi questo poi forma una parola. Giusto? Intesa. E cosa c'è intesa? Intesa diventa intesa, la parola intesa. E quest'altra 2 cosa sarà? Re, intesa, piripipi, re. Intesa si trova la coppia re. Quindi vedete che cominciamo a esserci, va bene? Quindi intesa l'abbiamo sballato. Intesa l'abbiamo trovato. Il 3-8 viene fuori dal 9-2, quindi finisce comunque per re. La parola di 8 finisce per re. Si tratta solo di trovare l'ultimo salto, va bene? Ultima chiave. Sta, ci sta. Quindi, cosa potrebbe essere? Non è difficile, guardate, a questo punto ho detto quasi tutto. Si tratta solo di trovare il verbo giusto che poi torni, naturalmente torna la frase che abbia un senso. Allora, dove intesa? Re. Parola di 9, verbo di 9. No, è un participio, ve lo dico subito. Contenuto non tornerebbe, intesa contenutori. No. Ma ci si avvicina, eh? Non ho capito. Collocato, ho sentito dire un collocato. Intesa collocato re. Intesa collocatore. Chi affitta un appartamento fa un'intesa, diciamo. Con chi glielo affitta. Ci si arriva, però voglio dire, bisogna penare. Qui c'è l'uso del puntino. L'uso del puntino cosa vuol dire?
Vuol dire che qui c'è, ci manca una lettera. Dice, ma che lettera ci manca? Beh, batte la pesca. Ci manca una lettera. E naturalmente il gioco sta nel trovare la lettera che manca e dire, guardate, se ci metto questa lettera, leggo così. Probabilmente il 7 sarà la parola che leggo una volta che ci ho messo questa lettera, perché questa è una parola di 7, va bene? Sostituite il puntino con una lettera, è una parola di 7. E probabilmente sarà questa, va bene? Carnera potrebbe andare, anche perché, voglio dire, non è necessario che abbia un significato, intendiamoci bene, potrebbe essere carzera, perché, ripeto, il significato non è necessario che ci sia. Però in effetti ha ragione, è carnera. Allora, carnera, questa è la lettera che manca, che sarebbe quindi una N, va bene? Carnera, N, che fa N? Non c'è, lo so, ma se ce la metto, cosa fa? Se ci metto la N, cosa ci dà? Ci dà. Carnera, N, ci dà. Carnera acida. Pensate sempre che dovete trovare la soluzione, quindi che tutto quello che viene fuori non sono parole a caso, alla fine deve tornare la frase 5-7. Quindi pensate anche subito a cosa potrebbe venire fuori, va bene? Carnera, N, ci dà. Carnera, ci dà. C'è un'altra molto simile. Qui abbiamo un carnera già scritto. Quindi il ragionamento sarà... Non l'opposto, perché non è detto che si leva la N, ma questi sono due autori completamente indipendenti, sono stati pubblicati in anni diversi, quindi non ha niente a che vedere. Il ragionamento deve essere un altro, che non ha niente a che fare con quello di prima, si lavorerà in altro modo. 3, 6, 4. Qui vedete una parola di 7, quindi probabilmente dice tolgo queste 3 e rimane queste 4. Vedere cosa saranno, bene? 3 più 4 fa 7, quindi... Queste levate, che ne so, rimane 4. Cosa potrebbe essere? Guardate che le tre sono queste. È più lineare di quello che sembra. Togliete quelle 3 e rimane quelle 4. Quindi car bla 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 nera. Seconda persona. Che dovete fare per ottenere nera? Dovete togliere oppure levare oppure eliminare, sarà un po' lunga. Oppure rubare, vero? Allora, carruba tenera, carrubate nera, carruba tenera, facile, no? Cirano, mamma mia, che cosa dovremmo sballare? Chiaro, non c'è nessun indizio da dove partire, non si sa, va bene? Cirano, questo è molto difficile, dico la verità, perché bisogna fare diverse operazioni, quindi ve la dirò. Questa è una delle lettere, questa è un'altra delle lettere e queste 4 sono altre 4 di quelle lettere. 4 più 1, 5 più 1, 6, ci sono tutte. Infatti si devono ritrovare poi nella chiave le lettere dell'esposto. Ve la dico perché non ci credete neanche quando l'avete vista. Allora, il meccanismo è questo. Se togliete la N, rimane Cirao, giusto? Ma Cirao che cos'è? È una R dentro le lettere Ciao. Presa larga R in un ciao virgola N e rosa, quindi cancellata la N rimane la R dentro un ciao, rinuncia a un erosa. Matto, vero?
Ebbene sì. Ebbene sì. Ultime due pure. Questa ve l'ho messa semplicemente per far vedere che l'ultima, per esempio, vedete che qui non c'è nessuna. Picche non vuol dire niente, quindi non è una parola sensata, ma ripeto, questo non ha nessun significato nel caso delle crittografie pure. Questo nemiche, nemiche, siamo sicuri che ci debba essere nemiche? Sono mica tanto convinto io. Perché se ci metto una E e faccio nemiche, allora nella chiave ci dovrebbe essere una parola di sette, nemiche, ma non c'è. Quindi il gioco è diverso. Cosa? Amiche potrebbe essere, però c'è una N di troppo. Quindi la N la devo togliere e lì ci devo mettere una A. Questa è la chiave. Allora, ci deve essere una A che ci va messa e una N che va tolta in qualche modo. E si legge amiche. Giusto, va bene, la chiave è questa. Quindi amiche sarà la parola di sei, giusto? Allora, metti la A e togli la N, due punti, amiche. La parola di 13 finisce con amiche. Notate che il 5 rimane 5. Quindi il primo verbo si ritrova poi nella soluzione pari pari, probabilmente non sarà più un verbo, sarà un sostantivo, perché è chiaro che non può essere uguale, vero? Deve cambiare qualcosa. Quindi il 5 cosa potrebbe essere? Potrebbe essere, ma non è. Allora, 5 si riferisce alla A che va inserita, va bene? E il 4 si riferisce alla N che va tolta, ve lo dico subito. No, non è leva e non è messa. È in seconda persona, è tutto in seconda persona. Tu fai qui, fai là e ottieni amiche. Metti non è, perché metti poi resterebbe da solo, metti che vuol dire come inizio di frase, niente. Questa è la A, questa è la N. Cosa la A e cosa la N? Ve la dico. Leggi A e Rho di N. Amiche, leggi aerodinamiche. Vedete che leggi diventa leggi, va bene? Leggi il verbo diventa leggi sostantivo e il resto va insieme. Leggi A e Rho di N. Rho di gratta, ruba, cancella, sparisci, spara, annulla, azzera. Avete voglia, eh? E ripeto, ne hanno pubblicate circa 100.000 di queste cose, per cui. Ecco, qui naturalmente non c'è nessun riferimento a parole sensate, ma questa è assolutamente folle. Per cui c'è un verbo di 11, eh? Non so se avete notato. 3, 1, 11. 3 vuol dire le tre lettere che restano se questa lettera qui. Allora, il 3 è questo, ve lo dico subito. Pic. Quindi nella soluzione la prima parola comincia con pic. Pic. La seconda parola è una C, quindi pic. È la parola di 11, eh? Non è detto che sia un verbo semplice, può essere un verbo composto. Allora, dov'è la C? È prima di pic. Quindi prima delle lettere PIC c'è la lettera C. Quindi è bravo anticipare. Allora mettiamo qualcosa di sensato. No, anticiperà, ha già anticipato.
futuro non si sa che succede, ma l'ha già anticipato. Quindi? Ci siamo, eh? Trovato il verbo, ci siamo. Poi vi mordete le mani. Pic, ci anticipolle. Piccanti cipolle. I crittografi sono assolutamente perfidi. Ci anticipolle. Va bene, vado avanti, sennò qui non si finisce più. Crittografia sinonime e perifrastica. Ecco, in questo caso naturalmente si parla di sinonimi e di perifrasi, quindi qui il significato di quello che è scritto conta. Cosa vuol dire? Che nell'esposto si deve trovare un sinonimo della parola da usare poi nella chiave, oppure una perifrasi, quindi si chiama sinonimica o perifrastica. Ramazza, vi faccio subito, ve lo dico subito così, tanto per spiegare cosa vuol dire. Ma estraesi, due punti, gente, quindi se togliete ma rimane razza, che è sinonimo di gente. Quindi vedete qui il significato conta, non sono solo lettere spostate. Ma estraesi. Anticipolle, estraesi. Maestra esigente, va bene? Togliete ma, rimane razza. Dice, ma come fa a sapere che dovete togliere ma e non ra e rimane mazza? Cavoli vostri, insomma, gli esolutori siete voi. Insomma. L'autore ha già dato. Altro esempio. Prove di capacità. Questa è una perifrastica, quindi prove di capacità è una perifrasi della parola da usare. Cosa può essere una prova di capacità? Per esempio, un test, brava. Io ve l'ho messa, vedete, ve l'ho messa in grassetto la parola che è sottintesa dalla perifrasi o dal sinonimo. Quindi questo è test. Mancano due P, quindi lo schema com'è? Ci metto le P e ottengo test. Giusto? Perché voi dovete usare una parola di cui l'esposto è una perifrasi. Prova di capacità è perifrasi per dire test. E ci mancano le P. Di resi di contest a te, presi di contestate, a te, vedete che proprio l'autore che mi piglia anche in giro, voglio dire, ci vada, ha visto, mettendoci che cosa ti faccio leggere, va bene? Quindi proprio un rivolgersi al solo autore in seconda persona. Questa, vediamo, in eroduzioni, qui è chiaro, bisogna, a posto della E, bisogna metterci una T e fare introduzione, su questo non c'è dubbio, va bene? Una volta fatta introduzioni si deve trovare un sinonimo, perché nella lettura c'è un sinonimo di introduzioni e sarà questo, va bene? Che ho messo in grassetto. Cosa può essere un sinonimo di introduzioni? Inizio, introduzione. Di sei è plurale, attenzione. Quindi facendo questa operazione con la T al posto della R ottengo questo sinonimo. Non vi faccio patire più di tanto. In T, e se tramuti, esordi. Quindi se tramuti la E in T, cioè se la fai diventare una T, ottieni introduzioni, cioè esordi. Intese, tramuti e sordi. So come facciano a intendersi, ma insomma, questo è un altro discorso, va bene? Un minimo di senso ce l'ha. Allora, andiamo con le mnemoniche, almeno ci si diverte un pochino, eh? Questa volta non c'entra più nulla la lettere, non c'entra più nulla spostamenti vari, si prende solamente il significato dell'esposto, proprio espresso in forma concettuale. Però si deve trovare una frase fatta che abbia doppio significato, quindi una frase a doppia lettura. E qui si ritorna nella doppia lettura, nel doppio soggetto, come si aveva, se vogliamo, nei giochi inversi. Va bene? Quindi qui non c'è da fare nessuna operazione, bisogna trovare solamente una frase che si riferisca all'esposto e che, letta con altro spirito, con altra mentalità, voglia dire tutt'altra cosa. Quindi il primo significato soddisfa l'esposto, il secondo è la frase risolutiva. Le parole sono ferme, non ci sono cesure, non ci sono spostamenti. La frase è una sola. Bella guagliona. Non difficile. E la frase è 2-5-2-7. Che può essere bella guagliona?
Sei guaglione di dove sarà? O più generalmente? Beh, non sono di Napoli. E sei bella? Che vuol dire? Un tocco di campana. E vedete che la frase è ambigua. Quindi c'è proprio il regno dell'ambiguo qui. La frase è ambigua. Se la leggete in riferimento all'esposto trovate una bella ragazza della Campania. Se la leggete in altra maniera un tocco di campana. La campana che suona. Cucchiaino, questa vabbè, questa non dico la sa anche il gatto, ma è riportata sempre come esempio. Qualcuno la sa sicuramente. Un cucchiaino a che serve? Oppure? E quindi? È piccino e serve a raccogliere. No, no, no. C'è una parola di 13, eh? Beh, ora state in silenzio almeno per mezzo minuto. Mezzo minuto di raccoglimento. Oscillate? Vi sta oscillando il cervello? Eh? Mezzo minuto di raccoglimento. Il cucchiaino, non c'è dubbio, però. Prego. Beh, certo. Mezzo minuto, è un mezzo piccolo per raccogliere, è uno strumento per raccogliere piccolo, un mezzo minuto, capito? Cioè praticamente nella doppia lettura il verbo diventa sostantivo, il sostantivo diventa verbo, l'aggettivo diventa, cambia completamente la forma grammaticale delle parole, va bene? Il di mezzo anziché strumento sarà metà, minuto anziché piccolo vuol dire il minuto del tempo, il raccoglimento anziché il raccogliere qualche cosa è il raccoglimento nel senso della meditazione. Salve! Questa fu fatta alla fine degli anni 60. Oggi non si capirebbe. All'epoca si capiva, si poteva capire. Marisa era una crittografa romana molto brava e molto esperta soprattutto nelle crittografie sportive. Di calcio, ne faceva moltissimo sul calcio. Questo non è sul calcio, è su un altro sport. È sul pugilato, ve lo dico subito. Che pugili c'erano alla fine degli anni 60, famosi? Benvenuti! Salve vuol dire benvenuti. Ma dove? Dove lo scrivete salve per dire benvenuti? Eh? Forte, forte. Su? No, sulla soglia. Qualcos'altro, sulla soglia. Chi va? Pennarelle ci va a scrivere. Quindi? Lo scrivete su un? Sul tappetino. Benvenuti messo al tappeto. Vuol dire pugile benvenuti che ha fatto un knockout. Va bene, nella lettura risolutiva, ma qui è il benvenuti scritto sul tappetino, si scrive salve, giustamente. Sono un poeta vedovo, bellissima, splendida questa, guardate. Anche qui è di carattere sportivo, la soluzione. Sono un poeta vedovo, quindi se sono vedovo, vuol dire che la sua metà, la sua moglie non c'è più, e lui invece è sempre vivo e è un poeta, quindi campa facendo rime, rimando oltre la metà campo. Quindi vedete, tutte le parole cambiano completamente genere, bene? Rimando diventa, dal verbo diventa sostantivo oltre la metà campo perché sono vedovo, quindi chiaramente. Però il rimando oltre la metà campo è un termine calcistico. Usar l'ideuzza.
mi deuzza, una piccola idea. E se si usa un'ideuzza, cosa si fa? No, no, non c'è l'ingegno qui. L'ingegno non ci sarebbe neanche, perché è una parola di sette, qui non c'è. Ciao Moreno. Usare l'ideuzza, qui ci vuole quel quiz, diciamo, di fantasia, e viene subito. Se uno non ci pensa, non viene mai. L'ideuzza, l'adozione di una trovatella. Va bene? Se uno usa un'ideuzza, c'ha una trovatella e la adotta. Altro significato, giusto? Adamo chi era? Chi era Adamo? Il primo uomo, quindi? Ma tempo fa, quindi? Questo è grammaticale, professoresse di italiano dovrebbero vergognarsi se non la risolvono. Questa è grammatica. Adamo. La prima persona del passato remoto. La prima persona del passato remoto. Adamo, certo. Allora, crittografia a frase. Queste si risolvono tipo le mnemoniche, quindi il ragionamento è lo stesso, però la frase che viene fuori, questa volta bisogna rifare le cesure, va bene? Non è pari pari come viene, ma va riarrangiata. Quindi, significato concettuale, il ragionamento si trova una frase che di per sé non significherebbe niente, ma se si rifanno le cesure, cioè si rispostano, si rifanno le divisioni, si raccolgono le lettere, si ridivide secondo il diagramma, va bene? Si ha un'altra frase che naturalmente è la soluzione. E qui vedete il diagramma, ce ne sono due. Bene? La prima è la lettura crittografica, cioè cos'è il nichelino, e ce lo dice la prima lettura. Poi si ridivide secondo la seconda lettura e si ottiene la frase risolutiva, che è diversa e vuol dire altre cose. Bene? Il nichelino cos'era? Era una monetina? 726. Era un ventino, Ventino, nichelino. Ma ventino di quando? Ventino di allora. 20 nodi allora. Va bene? Che vuol dire altra cosa, e però va ridivisa, come dice la seconda parte del diagramma. Bene. Posto per snob. Chi ci vanno in questo posto? Gli snob, quelli... Raffinati, no? Posto per snob, va lì chi dicono fine, va lì chi dicono fine. Quindi dovete interpretare l'esposto. Ci va chi è detto fine, uno snob. Falsi bramini. Due parole sole e due parole sole nella soluzione. Allora, se sono bramini, dove saranno? In India, quindi la prima di quattro cosa sarà? Indù, bene? E se sono falsi cosa vuol dire? Sono bugiardi. Quindi se sono bugiardi, indù mentisconci. Indù mentisconci. Indumentisconci, sono falsi, ragazzi. Nomi stradali, vabbè, questo è facile, dai, 138. I nomi stradali a cosa si riferiscono? Che vuol dire un nome stradale? Non è Piero o Gianni, è nome di chi? Di una via, quindi 138 si riferiscono a vie, ve l'ho detto. A vie 8. No, non è nominati. Me l'ho detto, mi è scappato a me il verbo. Guardate che poi qui deve venire fuori una parola di 6 e che comincia per avvie, quindi ci siamo, Avviere. Avvieri. No, avvieri. È di 6. Avvieri ci siamo, quindi il verbo comincia per ri. Avvieri? Cavati?
poverini. A via rinomati? No. Avvieri feriti. Avvieri feriti, i nomi stradali. Va bene? Ci si arriva, basta farci un pochino la mente, ma non è, di queste qui ce ne sono migliaia e migliaia, se volete. Ci sono, in quelle cose lì ci sono riferimenti per poterne trovare delle antologie intere. In quel fogliolino che avrete già preso ci sono i riferimenti per ricavare da internet i file contenenti queste cose. Crittografia schema, ecco, crittografia schema mi avevano detto una volta giochi poetici esposti in forma crittografica, che certamente è un controsenso, perché se sono poetici non sono crittografici e viceversa. Questo è semplicemente per dire che si usano gli stessi schemi che abbiamo usato per i giochi inversi, cioè intendo charada, anagramma, soltanto che vengono svolti in forma crittografica. La differenza qual è? Che mentre in quel caso lì si doveva ricavare le singole parti, diciamo, dello schema, quindi una combinazione, e ciascuna era definita per conto suo, nella crittografia il tutto deve formare una frase continuativa. E la frase è unica, cioè si legge la combinazione tutta di seguito e si ottiene una frase che corrisponde all'esposto, ma che però ha le caratteristiche indicate dallo schema. Bene, quindi deve essere una charada, deve essere un anagramma, deve essere un cambio, uno scambio, uno spostamento, quello che volete. Esempio molto semplice, riccone, molto facile. Questa è una charada, 3, 5, 8, quindi l'8 è la somma di 3 più 5, è la somma delle due. E il tutto si legge come una frase unica. Un riccone che cosa c'ha? Quindi? No, attenzione, la 8 è la 3 più 5 danno la 8, è una charada questa, Quindi questa 3 più questa 5 mi danno la 8, le lettere sono quelle. Sì? No, però la frase è 3, 5, 8, tutta la frase si riferisce all'esposto. La 8 è la somma di 3, 5, è una charada, è una charada. Contanti, contanti. Va bene? Quindi, il concetto è molto semplice. La frase deve corrispondere all'esposto, però allo stesso tempo deve corrispondere allo schema. Quindi, contanti, contanti è una charada. 2, 5, 6, 1, 1, 5, 1, 5 è un anagramma. Quindi, una parte di questo anagramma, cioè questa, è l'anagramma della seconda parte. E il tutto fa una frase di senso continuativo. Perché non è un uguale, perché va letta tutta di seguito. Non è come nei giochi inversi, Qui la frase è unica. Cioè la seconda parte della frase è l'anagramma della prima, però va letta tutta di seguito. E deve corrispondere a questa gentil farfalletta. La Vespa Teresa mi sembra, chiaro, no? 256 è la Vespa Teresa. E che ne fa della gentil farfalletta? Dovete anagrammare la Vespa Teresa e ottenere il resto della frase. Ci avete lo schema, con un pochino di pazienza si trova, ma io non sto a farvi penare più di tanto e ve lo dico. La Vespa Teresa l'ha vista e presa. Gentil farfalletta, la Vespa Teresa l'ha vista e presa. La poesia dice così, no? A buono sorpresa. E questa ovviamente è l'anagramma di la Vespa Teresa. Chiaro, no? Il concetto è molto semplice. Un altro anagramma, questa. Minnie e Topolino. Il 367 dovrebbe essere abbastanza semplice, perché il Minnie e Topolino dove li trovate? Nei cartoni animati. Nei cartoni animati, esatto. 367 è proprio così, è nei cartoni animati. E chi sono Minnie e Topolino nei cartoni animati? Ho sbagliato io? Può darsi. È di 7? Allora, sì, ha ragione. No, guardate, non mi tornava il conto. 7, 7, 14, 3, 17. No.
10-16. Non ha mica sbagliato l'autore, non è mica di fuori, è che abbia pubblicato una... No, 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 no. L'ordine è questo. Sì. No, stavo guardando cosa mancava. Beh, comunque ve la do, così almeno vedete da voi dov'è che c'è la lettera che cresce. Tenaci innamorati nei cartoni animati. Sembrerebbe giusto, però chiaramente c'è una lettera che non torna. Gli ha sbagliato l'autore. Ah, ogni telefono. Ma 7-7-14 e 3-17. Quindi 3-6-6-10 più 6 fa 16. C'è una lettera è troppo. Un anagramma fasullo. Vabbè, cercatela da voi. Ci sono tre N. Non lo so, ragazzi, cercatemela voi perché io a questo punto ci capisco più nulla. Io l'ho presa pari pari come era, ma probabilmente è sbagliata. Non ti sento. Nei cartoni. Né. 1, 2, 3, 4. Ci sono tre, ha ragione. Vai. Non è così, ci sei. Tenaci innamorati sono tre I. E qui ce n'era quattro, giusto? C'era una I di troppo. Quindi questo non è 3-6 ma è 2. Ecco. Io l'ho copiata pari pari, non sono stato a ricontrollarla, giuro. Evidentemente l'ho letta male io, poi era pubblicata male nell'antologia. La tomba di Anna Frank. Questo è un lucchetto. Quindi 7-5-4 cosa vuol dire? 7-5 si fa il lucchetto e si ottiene 4. 7-5-12 meno 4. 8, quindi 4 lettere di qua e 4 lettere di là spariscono nel lucchetto. La tomba di Anna Frank chi era? Un'ebrea, va bene? Quindi ebrea sarà la parola di 5. No. Anna Frank non era un'ebrea qualunque, insomma, voglio dire. Celebre. Ebrea, padre Lucchetto, forse. Celebre, ebrea, cela. È un Lucchetto, Cela è il Lucchetto di celebre più ebrea. Togliete ebre, conoscete il Lucchetto, no, avete fatto. Però la frase va letta tutta di seguito. Ora questa è la mazzata, Crittografia e sillogistiche. Queste non vi faccio neanche pensare a risolvere, le dico subito. Si risolvono mediante un ragionamento che riguarda, per esempio, la posizione delle lettere, senza riferimento al significato concettuale, operando per via di sillogismi, cioè mediante l'azione e considerazione conseguenziale di tipo sofistico. È necessariamente complicata la definizione, ma quando ve l'ho fatto vedere capite subito cosa voglio dire. Allora, qui c'è la parola letargo, però la E non c'è più. Dov'è andata? È andata via. Quindi, il sillogismo quale sarà? Ah no, ve lo dico, è inutile. Se destata le, sede statale, cioè che vuol dire? Non è più letargo, quindi sede stata. Questo è il sillogismo. Qui voi capite che si va nella pazzia assoluta con questo tipo di ragionamenti, va bene? La E non è più, non è in letargo perché è stata tolta, per cui si è destata. Allora, si è destata lei. Settimana.
settimana. Guardate, non è difficile questo. Questo è stranamente facile. Il na, na, dove viene? Dopo? E se viene dopo settima cos'è? L'ottava. Allora, l'ottava, na, l'ottavana. Na è l'ottava perché viene dopo la settima. Aspettate a ridere. Il valletto, questo è un proverbio, va bene? Qui ci sarebbe scritto prudentissimo se ci fossero quelle lettere lì, ma non ci sono. Quindi il prudentissimo non ha più i denti. Quindi chi non risica, non rosica. Chi non risica, il prudentissimo, non rosica perché non c'ha denti. Sillogismo tremendo. Questa mi viene a ridere solo a guardarla. Due punti ho. Cosa potrebbe essere la parola? Provino. Ma ien ci vanno messe per fare provino. Quindi per fare provino ci vuole ien. Qual è la soluzione? Ien fanno un provino. Ien fanno provino. Ma se fanno un provino dove sono? Sono sul set. In sul set è? Sì. Perché in sta facendo un provino. È sul set. Assolutamente pazzi. In sul setesi. Causa palese. Questa poi, guardate. Le lettere fondamentali sono queste. La U e la L. Certamente, sapendo che ha a che fare, però i ragionamenti sono talmente tanti che bisogna vedere cosa c'è dietro. Le sillogistiche, vedete, ragionamenti assolutamente sembrano assurdi, però in realtà se lo va a guardare non è assurdo, ha una sua logica. C'è chi si specializza in queste cose, non solo, c'è chi gli piacciono. Dice a me, guarda, mi piace tanto la sillogistica, c'è un mio amico che dice, mi piace, guarda questa. Sì, ti piacerà, a me è contento te. Ce l'ho mandata, me la pubblicano. Le pubblicano, certo. Allora, attenzione, U ed L, se le mettete in... Cosa rimane se togliete U ed L? Casa e paese. Allora, U e L hanno modificato la parola casa e la parola paese. Quindi, hanno cambiato casa e hanno cambiato paese. Quindi, U e L, se hanno cambiato casa e hanno cambiato paese, si sono trasferiti. U e L trasferiti, ultrasferiti. Si sono trasferiti perché hanno cambiato casa e paese in causa e palese. So se mi spiego. Anche questa. Qui cosa potrebbe essere la frase? Film porno, quindi c'è PR, chi sono? Se fanno film porno sono... No, non sono attori, li fanno. Non sono i... protagonisti, sono quelli che li producono. Quindi PR fanno film porno. Bene? Questo ci dice l'esposto. Per cui PR sono cineasti o se personcine astiose. Questa ve la faccio vedere solamente per la sparata finale, che è interessante. In questo caso, crittostereo sono crittografie che si svolgono in tempi diversi. Vedete, sono messi in cornici, non sono messi semplicemente una accanto all'altra, perché lì indicherebbe un rapporto di posizione. Messe così, si chiama crittostereo, indica un rapporto di tempo. Questo vuol dire che si possono usare verbi al passato e al futuro. Cioè, prima c'era e dopo c'è e. Quindi il verbo e sarà e, oppure e era. Mi spiego? Possono usare verbi, altrimenti se non c'è un rapporto di tempo non si potrebbe fare. In questo caso eterna primavera, cioè la E prima era eterna, erano tre, e dopo è sola. Ma primavera vuol dire che nel tempo prima era quella e poi quell'altra, non nello spazio. Eterna primavera. E a questo punto, questa ve l'ho messa unicamente per introdurvi
le crittografie dinamiche, che è l'ultima cosa che vi faccio vedere, inventate da Dalton, che è un amico che vi dicevo prima, quello che gli piacciono le sillogistiche, e realizzate da me stesso nel 2004. Questa volta la lettura crittografica è fatta in tempo reale, cioè tutte le trasformazioni che nella crittografia scritta devono essere fatte dal solutore vengono fatte dalla crittografia stessa, perché è animata. Non si possono stampare queste cose qui, si devono animare mediante il computer. Quindi si possono usare delle chiavi assolutamente irrealizzabili in una crittografia classica. Perché alle lettere gli si può far fare qualunque cosa a questo punto, no? Spostare, mettere, si possono rigirare, si possono frullare, si possono spappolare, si può fare quello che volete, cose che non sono visibili in una crittografia statica. Sono pubblicate su questo sito web, su quel fogliolino lì c'è riscritto anche il sito web, se volete andatevelo a vedere, e comunque la prima pagina, se volete anche le altre, ma ora non c'è più tempo, ve la faccio vedere io. Ed è questa. Queste sono crittografie dinamiche, come vedete le crittografie si muovono, svolgono delle azioni da sole, quindi a differenza del caso di prima in cui è l'autore che dice al solutore tu fai, tu metti oppure si faccia, si metta, qui è la crittografia stessa che fa da sé, quindi la soluzione sarà il verbo in prima persona, la crittografia dice io sposto questo, faccio quest'altro, leggi questo, mi muovo, te lo sposto, te lo stacco e lo vedete in tempo reale. Uncino per pescare, 3, 4, 1, 8, cosa è? La R si sposta di qua e di là, è una perifrastica, quindi uncino per pescare sarà una perifrasi della chiave, va bene? Cosa sarà un uncino per pescare, chiaramente? Amo, quindi la parola di 3 sarà amo. E però, contemporaneamente faccio questa R che la mando di qua e di là, vediamo un po'. Amo reco, R risposto, amore corrisposto. Cioè vi do amo, però la R l'ha risposto. E la crittografia lo fa. Questo chiaramente in una crittografia stampata non potete fare cose di questo genere, perché è tutto fermo. Qui c'è un ma, il rosso indica l'inizio dell'azione, no? E questa ma viene schiacciata, rimane dida. Qual è la soluzione? Mo dida, ma schiaccio. Mo dida ma schiaccio, la A viene schiacciata. La ma viene schiacciata. Questa L in mezzo a P la spacco. Divido L tra L e P E. Questa L che divido si trova fra una L e una P. Divido oltralpe. Bruttissima come frase.